Buonasera, ben ritrovati come sempre, come tutti i lunedì in diretta dagli studi di Teletruria, 15ª puntata di Block Notes. Stasera dovremo parlare di mille argomenti perché in questo periodo all'Arezzo ne stanno succedendo davvero di tutte, sia in campo che fuori. Sono molti i temi sul tavolo, a cominciare purtroppo dalla sconfitta di ieri contro il Piacenza, la seconda sconfitta consecutiva, ma ci sono mille risvolti che riguardano anche la società, il calciomercato, il futuro prossimo e anche quello più lontano. In sovrimpressione, come sempre, vedete il nostro indirizzo email blocknotes@teletruria.it, potete utilizzarlo al pari dei messaggi sulla nostra pagina Facebook per rivolgere le vostre domande agli ospiti qua in studio e per votare il vostro migliore in campo per il premio Top Player Amaranto offerto dall'Olificio Toscano Morettini. Prima di presentarvi gli ospiti e cominciare questa 15ª puntata, ci vediamo i titoli di Block Notes. All'Arezzo gira tutto storto, un rigore dopo due minuti e un contropiede portano il Piacenza sul 2-0. Non basta una reazione generosa e veemente per completare la rimonta. Gli Amaranto perdono senza meritarlo per la seconda settimana di fila. Calciomercato chiuso, la campagna acquisti cominciata con l'obiettivo di ridurre il monte ingaggi e ringiovanire l'organico termina in anticipo con le conferme di Cutolo, Ferrario, Cellini e Iebli. Pavanel si ritrova una rosa larga con 29 giocatori. Dopo l'addio con i direttori Zavaglia e Di Iorio, Matteoni lancia un appello a tutto l'ambiente. Lasciamo serena la squadra, se c'è bisogno prendetevela con me. Poi il presidente annuncia il Vaffa Day per fine stagione. Dirò tutto, nomi, cognomi e conti corrente. Amaranto al lavoro già da oggi alle caselle, una settimana cortissima, venerdì sera si gioca in anticipo a Lucca in diretta televisiva. Fuori Lulli infortunato e De Feudis squalificato, problemi di formazione per Pavanel a centrocampo. Questi i titoli di Block Notes, puntata numero 15 che sta per cominciare. Vi presento gli ospiti a partire da un grande personaggio della storia amaranto dell'ultimo periodo, prima in un ruolo, stasera nelle vesti di vice allenatore della prima squadra. Buonasera a Elvis Abruscato. Buonasera, buonasera. Ciao Elvis, ovviamente prima nel ruolo di attaccante e di goleador che ha segnato un legame di cui poi ci parlerai che non si è mai spezzato con questa piazza. Vado in ordine alfabetico stasera. Buonasera e ben ritrovato al mio amico e collega Luca Caneschi. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao Luca, grazie anche a te. E poi, prima presenza quest'anno per un grande uomo di giostra, ma anche un grande tifoso amaranto e appassionato di calcio, buonasera ad Andrea Lanzi. Buonasera. Ciao Andrea e grazie per essere qua. E poi ben trovato anche ad un ex amaranto, adesso direttore sportivo della Bucinese in eccellenza, buonasera Cristian Salvadori. Buonasera, buonasera. Ciao Cristian e grazie anche a te per essere qua. Vi faccio una domanda breve prima di sentirci l'intervista di Marco Matteoni di ieri che ci introduce a questa puntata. Elvis, è un momento difficile, no? Per l'Arezzo in campo e anche fuori, anche se sembra che le cose si siano aggiustate. Insomma, ti saresti aspettato all'inizio stagione di vivere una situazione così intricata sotto tutti i punti di vista? No, sinceramente no, non me la sarei aspettato. È anche vero che diciamo che abbiamo l'opportunità di fare un'esperienza importante. Io soprattutto, perché da novello, insomma, da allenatore in seconda per la prima volta in una prima squadra, assolutamente è un'esperienza difficile, però che mi dà la possibilità e ci dà la possibilità di sperimentare. Di cementarci, di fare esperienza, di fare, insomma, di crescere anche in una situazione difficile. Un'esperienza che probabilmente ne vale due o tre, no? in situazioni normali. Da fuori, Cristian Salvadori, mi dai in 30 secondi una tua opinione sul momento dell'Arezzo? Allora, in 30 secondi è difficile perché Lo devi fare, perché poi dobbiamo. Come ti dicevo, purtroppo non sono da altre faccende affaccendato, non posso seguire, non ho seguito neanche una partita dal vivo, quindi. Però diciamo che il primo risultato che sempre chiedo è quello dell'Arezzo, perché da retino, da tifoso, è il primo risultato che chiedo. La situazione è difficile. Ti dicevo, ho vissuto una situazione analoga tanti anni fa, quando ci fu il passaggio da Bovini a Mancini, che anche lì era una situazione molto difficile. Mi auguro che possano venire gli stessi risultati di quel periodo. Lì si aprì un decennio, tra l'altro. Molto importante. È importante, poi anche con
luci e ombre, però è stato sicuramente un decennio importante. Andrea e Luca, voglio chiedervi se la partita di ieri rischia di, insomma, appesantire non soltanto la classifica ma anche la condizione psicologica di una squadra che si ritroverà tra poco purtroppo a lottare per obiettivi completamente diversi da quelli che erano preventivati a inizio anno. Ma credo che il problema dell'Arezzo, il più evidente, è il fatto che ha cambiato un po' di giocatori e quelli che sono arrivati sono, si vede, fuori condizione, perché anche ieri sì, l'Arezzo ha giocato poi il secondo tempo soprattutto diciamo abbastanza arrembante, però si vede che l'apporto di questi nuovi acquisti sotto il profilo atletico non danno tante garanzie. Speriamo che in due o tre settimane, che magari di prendere anche qualche punto, magari anche qualche pareggio, l'Arezzo gioca secondo me un po' troppo per vincere. In questa situazione si potrebbe anche accontentare di qualche punto, far passare qualche settimana per poi rimettere un po' le cose Voglio sentire anche Elvis su questo. Luca, ti faccio introdurre l'intervista di Marco Mattioni. Quanto ti solletica l'attesa, il Vaffa Day, no? Che il presidente ha annunciato tra l'altro la settimana scorsa qua in collegamento telefonico a Block Notice, che ha ribadito ieri a fine partita. Un Vaffa Day che sarebbe una sorta di Red Dead, no? Per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Per adesso me ne sto zitto e buono, ha detto. Ma l'attesa del Vaffa Day, devo dire, mi solletica zero, perché noi qui negli ultimi anni, negli ultimi decenni forse, di Vaffa Day ne abbiamo fatti tanti, a parti contrapposte, i presidenti le prendevano, diciamo, e spesso meritatamente. Quindi se fossi Mattioni, più che pensare al Vaffa Day, a pro, penserei a evitare quello contro, visto che sarebbe l'ultimo di una lunga serie che se l'è aggiudicato, insomma. Non mi piace questa affermazione, devo dire una cosa, poi allora lo sentiremo, magari poi ne parleremo. Sì. Non ho niente contro di lui, però ecco, se fosse una donna direi non è il mio tipo. Per ora non è riuscito a piacermi, a smuovermi qualcosa, e soprattutto secondo me non ha fatto l'unica cosa che doveva fare. Cioè? Pagare. Ci sentiamo Mattioni, poi approfondiamo anche questo concetto, vediamo. Per 15 partite lasciamo fuori la squadra da qualsiasi cosa, facciamoli stare in una bolla di serenità e di concentrazione. Parlate con me, chiedetemi a me, tiratemi le scarpe, fate quello che volete, mi assumo io la gestione del rapporto con voi in toto. Bisogna silenzio stampa? No, non è silenzio stampa, assolutamente, verranno, parleranno, però il problema è che non voglio adesso incominciare a dire quello sicuro, no. Non è il momento, per 15 partite stiamo buoni, però come ho detto in radio, vi dico anche a voi adesso, una volta che tutto andrà bene, non farò una conferenza stampa, farò una festa qui allo stadio e vi dirò che sarà il primo vero Vaffa Day, dove dirò tutto, nomi, cognomi, conti correnti, non me ne frega niente di nessuno. Adesso mi tocca abbozzare anche ad alcune frasi del tipo ridicoli, ma non mi interessa, vado avanti per la mia strada. Però vi chiedo, fatemi proteggere la squadra. Come direttore tecnico mi diceva Zinci che posso farlo, è stata chiesta la deroga, quindi lo faccio io fino a quando non trovo il nome giusto per la città, per me e per tanti altri che ruotano intorno all'Arezzo. Conferma che per il 16 febbraio ci sono le coperture per pagare le... Tutti sono tranquilli fino alla fine del campionato, abbiamo sistemato tutti i tasselli che mancavano, che era la cosa più importante. Adesso c'è da rimboccarsi le maniche e andare avanti. Ci sono nuovi investitori che aiutano? Ti ho detto, per adesso non faccio il nome di un direttore sportivo perché devo quadrare il cerchio. Quindi il cerchio va quadrato con la città, con gli investitori, col sottoscritto. E quindi per adesso siamo in fase di lavorazione. Dopo queste operazioni l'Arezzo a livello di stipendi costa più o meno? Cazzo, che domanda! Costa più o meno? Stiamo pari. Stiamo pace, come diceva una volta. Motivazioni, lasciamole stare al vento. Poi
ne parleremo, una campagna acquisti che era partita per abbassare il monte ingaggi e ringiovanire la rosa, si è conclusa alla fine con un monte ingaggi che è rimasto, come ha detto Matteoni, lo stesso. Voglio chiedere ad Elvis se tra il presidente e lo spogliatoio, no? Quindi anche lo staff, si è rotto il ghiaccio. Lui disse nella conferenza stampa del 3 gennaio: avverto ancora un po' di freddezza, dobbiamo rompere il ghiaccio con i giocatori. Poi ha lanciato dei messaggi molto più concilianti. Ecco, da questo punto di vista sono stati fatti dei passi avanti, Elvis, secondo te? Sì, da parte del presidente assolutamente sì. Si è esposto, è stato chiaro con la squadra, quindi ha acquistato una credibilità. Ecco, lui spero che le parole del presidente siano poi seguite da fatti. Quindi. Lui ha detto: ho rassicurato la squadra, ecco, ci puoi confermare, ha parlato con lo spogliatoio anche sulle scadenze. Assolutamente sì. Che sono prossime. Luca, prima hai lanciato un po' il sasso nello stagno. Il 16 febbraio è vicino, no? Lui deve pagare. Qualcosa ha pagato anche quando tutti gli hanno riconosciuto, poteva anche non pagare perché non aveva ancora le quote di sua proprietà. Vedi la possibilità di uno scatto in avanti da parte di Matteoni? C'è modo di essere ottimisti in questa situazione? Oppure no? È chiaro che, come dice giustamente Elvis, se alle affermazioni che ha fatto seguono i fatti, io mi levo tanto di cappello nei confronti di Matteoni. Secondo me finora sul piano comportamentale, dialettico, ha fatto molti errori. Anche recenti, al di là delle prime esternazioni, quando pensava di essere il presidente di facciata e faceva il circo, no? Sì. Poi dopo è diventato presidente vero, ha capito che il circo non lo poteva più fare, però qualche scivolone l'ha fatto, soprattutto nei confronti della squadra, però adesso ha rimediato, io ne sono contento e sarei contento anche che rimediasse da tutti i punti di vista, che la sua affermazione sul fatto che tutte le scadenze saranno regolari da quella di fine del campionato, io spero che sia vero. Devo dire però, e su questo è storia, che è anche lo stesso presidente che ha fatto un comunicato stampa per annunciare che la scadenza precedente era stata pagata, quando invece non era vero. Quindi prima di dire mi fido, vorrei vedere i fatti, perché una prima scottatura, diciamo, ce l'abbiamo avuta. L'uomo mi sembra un generoso e sinceramente quello che sta facendo non glielo fa fare nessuno. Non avrebbe nessun interesse per farlo. Dopo che la Neos si è tirata indietro, poteva prendere la macchina, tornare a Roma e chi si è visto si è visto. È rimasto qui, ha messo la faccia, sta cercando di fare qualcosa. Io mi auguro che lo faccia, però prima di sbilanciarmi vorrei vedere qualcosa di concreto, insomma. Ad Andrea Lanzi voglio chiedere, visto che siamo anche in tema di elezioni, no? Che si stanno avvicinando elezioni politiche, se Matteoni secondo te è in calo di popolarità oppure in crescita di popolarità? Tu dovessi interpretare gli umori della piazza in questo momento, che ora io lo dico, mi sembra tendenzialmente schierata a sostegno, no? di Matteoni, se non altro perché ha ridato un minimo di speranza a un ambiente che aveva temuto davvero di non vedere più la spada scendere in campo. Che ma ne pensi? Non è facile vedere se la sua popolarità è cresciuta rispetto a quando effettivamente ha firmato l'atto di acquisto della società. Certo, come diceva Luca, alcune cose forse anche per inesperienza in questo settore, perché credo che sia la prima volta che faccia calcio, le ha già pagate, perché si era detto di non fare, di diminuire il monte stipendi, è rimasto praticamente lo stesso, con la differenza che qualche giocatore che a noi ci faceva comodo oggi non c'è più, è arrivato giocatori, come ho detto in precedenza, che forse sono un po' fuori forma, comunque giocatori tutti da scoprire. È presto per dire certe cose, perché si parla di direttori che c'erano fino a tre o quattro giorni fa, che erano, diciamo, i punti di riferimento, poi tutto un tratto spariscono. Quindi la chiarezza che diceva Luca ancora non c'è, però effettivamente ha preso in mano una situazione difficile, diamogli tempo. La piazza tutto sommato per adesso lo sta ringraziando per il fatto che l'Arezzo ancora è iscritta al campionato e tutte le domeniche gioca in questo campionato. C'è la squadra che scende in campo. È la squadra che scende in campo. Cristian, vuoi ciosare su questo argomento?
Sai, non è semplice quando non sei dentro, non hai conoscenza delle varie dinamiche, per un neofita del calcio, dici, dare un giudizio. Io è molto strano l'atteggiamento che ha, puntare sono qui perché mi fido di Zavaglia e poi alla fine, come ha detto Andrea ora, e poi le persone spariscono. Io ho sentito che in questi giorni è stato fatto anche il nome di Dinario Cardini. Sì. Conoscendolo, avendoci lavorato e collaborato insieme, da una parte dico speriamo, perché sarebbe stato secondo me la persona ideale per fare quello che si erano prefissi, quindi abbassare il monte ingaggi e vedere di prendere qualche giovane. Questo è un bel lancio per il prossimo spazio, perché di nomi ne sono usciti molti in questo periodo. È uscito anche quello di Ermanno Pieroni, per esempio, che si è in qualche modo autocandidato, no? Tramite i social, che ormai sono uno strumento di comunicazione importante anche a questi livelli. Prima, quando Matteoni ha detto ho subito anche così l'accusa di società di ridicoli, si riferiva a un post di Ferretti, e quindi i social interagiscono anche con i presidenti delle società di calcio. Poi ne parliamo anche di questo. Ci fermiamo, primo break, poi torniamo tra poco con Block Notice. Di nuovo in diretta con Block Notice, stanno arrivando molte domande, ne leggo una, la prima che è arrivata in assoluto in ordine di tempo, quella di Luca, che chiede: è possibile che ogni arbitro che viene ad Arezzo arriva sempre con la solita paura dell'aiuto nei confronti della squadra del presidente dell'associazione arbitri, oppure è una coincidenza che ad Arezzo arrivino soltanto arbitri non all'altezza? Un saluto ad Elvis, il giocatore che più ho amato ad Arezzo. Questa è la domanda di Luca. Chi vuole rispondere sull'arbitro? Chi è più polemico di voi? Andrea, che prima mi ha detto che il rigore era assolutamente vergognoso. Mi hai detto Non solo il rigore era vergognoso, ma l'atteggiamento che ha avuto quest'arbitro. E mi sono meravigliato come ha fatto a darci un rigore che secondo me era vergognoso anche a favore nostro. Perché non c'era, dici? No, secondo me non c'era. Io, guarda, fra l'altro ero proprio lì in curva, ce l'avevo vicino, proprio ha sfiorato Sabatino, ha aperto proprio il braccio e Sabatino è caduto. I rigori non c'erano nessun dei due, ma il primo rigore secondo me è vergognoso, e l'atteggiamento avuto dall'arbitro è veramente fa pensare molto. Io, guarda, non è che sono uno di quelli accaniti su queste cose, no? Però c'è il numero 19, che non so chi sia, del Piacenza, ha fatto due o tre falli nel primo tempo, era di Molfetta, non si è degnato di ammonirlo, insomma. Lì è stato veramente un atteggiamento. Guarda, dico a Fabrizio Cocchetti, il nostro regista, se ce lo fa rivedere il fallo da rigore presunto tale di Luciani su Corazza, sul cross di Togurdò, che poi ha originato il calcio di rigore. Dopo due minuti è chiaro che è un episodio che ha indirizzato la partita. Eccolo qua, il cross. Voi ditemi, c'è voi un braccio di Luciani, sì, no? Sulla, sì, spalla, braccio, di Corazza. Però, ma non ne hanno neanche protestato. No, la palla Corazza non quella prende. Oh, dimmi Elvis, che sensazione hai avuto tu? No, la sensazione è che Luciani, da come tutti i difensori, allarga un po', è normale. Il discorso è che non avrebbe mai presa Corazza la palla, l'arbitro si è fatto ingannare assolutamente, ma non è tanto quello, è il discorso precedente che Pesenti era in fuorigioco. Sulla partenza, sì, dell'azione. Lì purtroppo non abbiamo le immagini. Il guardalinea era in linea. Io non posso parlare male dei no, beh, stiamo analizzando un episodio, Luca, che... Però ci sono errori che, come, sì, che si come vede. Noi facciamo errori, fanno anche loro. È inconcepibile dare un rigore così al terzo minuto di una partita, perché indirizzi completamente la partita in una direzione per un episodio che è tutt'altro che chiaro, perché questo è un rigore che, giustamente, se l'arbitro non fischia, ma nessuno dice niente, il giocatore che era per terra si rialza e se ne va, neanche si azzarda a dire A. Poi dopo il braccio, ma sei d'accordo che non c'era neanche quello di Sabatino, oppure è stato troppo intransigente? E forse quello l'ha visto meglio lui dalla sua visuale, diciamo. Leggere la compensazione. Però, dici? Ma la compensazione in realtà è una non compensazione, perché il primo rigore ha indirizzato la partita su un binario che è stato... Sì, no, vabbè, lì ha fatto una se stavamo 1-0 e il rigore di Sabatino era 1-1, mi stava bene come compensazione, ma così... Ma insomma, questa cosa del condizionamento al contrario, perché Nicchi, presidente dell'AIA di Arezzo, questa è una... Il povero Nicchi, devo dire, che viene accusato da tutti.
tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia, di qualsiasi cosa, io non me la sento, voglio dire, non è colpa di Nicchi se gli arbitri sono scarsi, è che gli arbitri sono scarsi, voglio dire. Sì. Il presidente potrebbe essere anche un altro, ma gli arbitri sarebbero scarsi. Aggiungo che poi ieri anche la gestione dei cartellini ha lasciato molto a desiderare, l'ha ricordato Andrea prima, ma insomma ci sono stati diversi episodi da cartellino giallo per il Piacenza, che i giocatori non sanzionati, no? Si è nervosito l'arbitro nel momento in cui ha visto le proteste, tutto qua. Si è nervosito. Ah sì, ci spieghi anche quella retroscena prima della partita, Elvis. C'è stato un battibecco durante il riscaldamento tra giocatori dell'Arezzo e del Piacenza. Non l'ho visto. Poi Pava ne l'ha spiegato. Non l'ho visto, ero concentrato sul riscaldamento. Quelli del Piacenza avevano fatto invasione di campo praticamente, forse è stato quello il motivo. Vengo anche da te, Cristian, però prima ci vediamo la scheda di Andrea Lorentini, che fa un po' il punto della situazione dopo la sconfitta di ieri e ci fa anche risentire le dichiarazioni di Pavanel, mai banale, a fine partita. "180 minuti, tanti complimenti, molte occasioni da gol ma zero punti. Come se non bastassero le turbolenze societarie, anche sul campo il 2018 dell'Arezzo è nato sotto una cattiva stella. La puoi girare come vuoi, ma gli applausi non fanno classifica e queste due sconfitte di gennaio pesano come un macigno. La trasferta di Pistoia e la gara casalinga contro il Piacenza hanno rappresentato la cartina tornasole del momento. La squadra è viva nonostante tutto, eppure non fa punti. La sfortuna ci ha messo lo zampino, certo, vedi la traversa di ieri del primo tempo, ma attaccarsi solo a questo sarebbe riduttivo. Il dato di fatto è che gli Amaranto prendono gol alla prima occasione avversaria, pur concedendo poco. Creano tanto, ma fanno una fatica tremenda a segnare. Soprattutto questione di equilibri, faticosamente raggiunti, e che questo mese di mercato ha spazzato via, tra di pesanti e nuovi acquisti non ancora pronti per dare una mano alla causa. E le tentazioni sono sempre tante per i giocatori, e quindi tenerli a freno o a bada non è facile, c'è sempre qualche sirena e quindi porta via quel minimo di concentrazione di cui noi invece adesso abbiamo estremamente bisogno. E adesso andare a fare movimenti per prendere altri giocatori in uscita quando non hai possibilità di uscita, a questo punto ci creiamo solo dei problemi, quindi abbiamo detto lavoriamo con quello che abbiamo. Cerchiamo di dar fiducia ai ragazzi che sono venuti, consolidiamo con quello che avevamo, con gli uomini che avevamo, e cerchiamo di lottare partita su partita. Sicuramente non è un momento felice a livello di punti, continuiamo a prendere complimenti, punti pochi. A Lucca, senza De Feudis squalificato e con Lulli ancora ai box, Pavanel dovrà inventarsi qualcosa per trovare la quadra in mediana, ma al di là degli uomini adesso è soprattutto una questione di testa e di fiducia per il tecnico. Bisogna rigirare il pensiero, andare in fiducia, essere propositivi, allora fai la corsa in più in avanti piuttosto che farla indietro, e l'occasione che magari hanno gli altri non la concretizzano, invece che quella che hai tu ci va. Vi leggo anche l'email di Umberto, che ci scrive a proposito dell'arbitraggio di ieri: arbitro osceno, questo è il commento molto sintetico e stringato di Umberto. Cristian, due partite che l'Arezzo gioca bene, o comunque gioca non peggio dell'avversario, meriterebbe di più e perde di misura sia a Pistoia che ieri. È un segnale incoraggiante, nel senso che la squadra è viva e non molla, o è un segnale invece che va nella direzione opposta? Perché quando tu fai la prestazione e non porti a casa neanche un punto, insomma, forse c'è da preoccuparsi. Che ne pensi? Si diceva prima che iniziasse la trasmissione con Elvis che quando ti fanno i complimenti e poi non arriva il risultato non è mai un buon segno. Lo sto vivendo nella mia piccola realtà, e raccogliere i complimenti e non portare a casa il risultato ti lascia sempre quella sensazione di incompiutezza. Però speriamo che, io credo che Pavanel, non lo conosco personalmente, ma credo che sia un ottimo tecnico, e spero che trovi la chiave giusta per far continuare i ragazzi a lavorare nella maniera giusta, con il metodo giusto, perché poi alla fine, come si dice, se giochi sempre bene, alla fine I punti, i risultati devono arrivare. Elvis, c'è una cura in questi casi, in questi periodi, quando insomma l'episodio ti gira sempre storto? Il colpo di testa di Sabatino, che Fumagalli schiaccia contro la traversa, i mille tiri in porta di Moscardelli, le mille conclusioni di Cutolo, che ieri ha fatto una buona partita, eppure alla fine l'Arezzo raccoglie veramente il minimo, se non di meno, no? Come se ne esce? Sicuramente evitare il commento negativo. Cioè il pessimismo. Il pessimismo, le parole, no, ma no, siamo sfortunati, lamentarci, crearci degli alibi in questo momento non ha alcun senso.
Sappiamo che le nostre ancore sono, sono il gruppo, sono le giocate che sappiamo fare, dobbiamo continuare. Sappiamo che abbiamo creato tanto in queste due partite, abbiamo sprecato tanto, ma mi preoccuperei molto di più se fossimo una squadra che crea poco. Quindi sicuramente il lamento e il commento negativo va tolto subito, immediatamente. Perché questa vitalità della squadra, comunque il fatto che dimostra di essere viva, no? Anche dopo tutto quello che è successo, ecco, questo lo interpreti come non la forza della disperazione, cioè lo interpreti come un segnale di compattezza, che la squadra è lì sul pezzo ancora anche mentalmente. Io garantisco assolutamente che il gruppo portante di questa squadra lavora veramente per portare in fondo il campionato e chiuderlo nel modo in cui noi speriamo e nel modo in cui noi stiamo lavorando, e i ragazzi che stanno facendo, che ci stanno seguendo dal più vecchio al più giovane, lo stanno facendo con grande dedizione. Quindi da quel punto di vista lì veramente noi come staff siamo veramente appagati, nonostante le vicissitudini, tre società e tutto quello che sappiamo e sapete voi. Da quel punto di vista noi siamo molto certi che una volta ritrovata anche la quadra, perché in questo momento dobbiamo ritrovare una quadra, no? Sì. Perché anche questa voglia di fare gol ci porta tanti giocatori sopra palla, cerchiamo di risolvere la partita, e quindi questa anche troppa generosità porta in questo momento a scoprirci. Noi dobbiamo fare punti, fondamentalmente dobbiamo fare punti, quindi sei d'accordo con quello che diceva Andrea? Forse a volte invece che giocare sempre per vincere, anche accontentarsi di un punto, non è accontentarsi, è una strategia sull'avversario, è il momento in cui di questo della stagione dove gli avversari, dove in questo momento i punti contano veramente. In questo momento le squadre, adesso incontriamo la Lucchese. La Lucchese deve fare punti, e già il dovere di fare dei punti ti porta tensione. Noi dobbiamo andare là insomma con l'attenzione, ma con le nostre, con quello che sappiamo fare, che anche in queste due partite, Pistoiese e Piacenza, abbiamo fatto due ottime partite, ma sinceramente parlavamo con lui oggi nello spogliatoio, i complimenti contano poco, portano zero, perché... Voglio sentire da Luca se è un caso che siano arrivate adesso queste due prestazioni, questi due risultati, dopo tutto quello che è successo. Cioè la squadra paga anche il fatto di stare da mesi sul ciglio del burrone, sempre con la tensione di non sapere cosa succederà domani, oppure ci sono soltanto spiegazioni di campo? Non ce le vorrei legare perché le prestazioni ci sono state. A volte è vero, bisognerebbe ragionare di più, però se io penso al primo tempo di Pistoia, o faccio un altro esempio di una partita persa in maniera incredibile, il secondo tempo di Siena, cioè squadre, la Pistoiese e il Siena, che non uscivano dall'area di rigore, non è che li stavamo dominando, era imbarazzante. E poi dopo prendi un contropiede oppure un calcio da fermo come a Pistoia, prendi gol e non lo spieghi, ma secondo me su questo non ci vedo, perché la squadra non la vedo da questo punto di vista in difficoltà. È chiaro che la squadra si è indebolita nel calciomercato, e questo è forse soprattutto ieri, perché Lulli secondo me è un buon giocatore, anche qui sfortuna, sì. Metti dentro un giocatore che comunque è un buon giocatore e si rompe subito la prima partita, tra l'altro rientrerà, poi lo chiederò a Elvis, ma insomma non domani, ecco, rientrerà tra un bel po', e quindi su questo io ci metterei soprattutto questo aspetto qui. Secondo me il momento ci influisce soltanto perché la squadra si è indebolita tecnicamente con il calciomercato. Un giudizio sulla prestazione di Cutolo, Andrea, ieri ti ha stupito? È stato, poi non so se sei d'accordo, uno dei più dinamici, dei più attivi, dei più volenterosi, ha avuto anche delle buone giocate, anche se c'è quel gol che magari avrebbe potuto segnare sull'1-0 per il Piacenza, che avrebbe cambiato la partita, ma insomma un errore con il destro che ci può anche stare. Ti chiedo che giudizio ne dai e se, ecco, è stata una sorpresa per te dopo che Cutolo era considerato in uscita sul mercato e poi invece è rimasto. Ma una sorpresa non credo, perché Cutolo è uno dei giocatori più tecnici che abbiamo. Certo, non ha più 20 anni e qualche volta si vede, però devo essere sincero, ieri è stato uno dei giocatori che mi è piaciuto più di tutti, perché fra l'altro ha cambiato ruolo
un paio di volte, insomma, poi si è messo nella fascia, ha creato pericolo insieme a Sabatino, insomma, un giocatore che tecnicamente non si discute, non è mai stato un grande bomber neanche nei momenti dove ha fatto la Serie B con altre squadre, però è un elemento che secondo me è utile perché li vedi anche le difese degli avversari, insomma, sia lui che Moscardelli creano quell'apprensione che ci vuole. Certo, siamo un po' Moscardelli dipendente, però alla fine io credo che Cutolo, la rimanenza di Cutolo sarà molto utile per farci togliere da questo momento che insomma è un momento difficile. Come eravamo abbruscato dipendenti qualche anno fa. Dopo vengo da te, Cristian, voglio sentire. Perché è arrivata anche una domanda su questo. Cellini ieri in quella partita, no, con l'Arezzo che giocava negli ultimi 20 metri con il Piacenza arroccato in aria, non sarebbe servito, perché poi il mister ha scelto Regolanti, al di là del fatto che i cambi erano stati effettuati tutti e tre poi nei tre intervalli. Esatto. Ormai la partita era cercare ampiezza per mettere cross, perché ormai squadra il Piacenza si era chiusa, erano tutti sotto della palla, le traiettorie, le palle filtranti erano difficili da trovare, quindi dovevamo trovare spazio sull'esterno e dovevamo avere due punte, insomma, di peso, come dicono, e che sappiano attaccare la palla, che sappiano attaccare i cross. Cellini poteva starci assolutamente, è stata una scelta tecnica per lo sviluppo, sì, per lo sviluppo della partita. Sì. Volevi dire qualcosa su Cellini, Luca? Tu hai visto. Ah, no, pensavo volessi intervenire su. Era solo l'attaccante di peso che mi è venuto da sorridere rispetto a Regolato lui. Qui siamo. C'è anche Andrea Lazzi che è io stato. Io sono di peso assolutamente. Sì, ma su anche questo, qualcuno che è entrato ieri di peso. Comunque, su questo non si può solo discutere. Che io non gioco. No, ha dimagrito Regolanti. Lui si riferiva a Regolanti. No, Regolanti, sì. Perché ha un problema di condizione, immagino. Poi ne parliamo dopo, guarda, perché abbiamo già sforato e andiamo in pubblicità, poi torniamo e parliamo anche di questo. Facciamo anche un po' il punto sul calciomercato, anche se qualche sasso nello stagno l'abbiamo già lanciato, tra poco. Di nuovo in diretta, terza parte di Block Notice, ci scrive anche Stefano. È difficile vincere le partite per chiunque, quando ci sono errori arbitrali ancora di più. L'errore sul rigore ci può anche stare, ma le mancate ammonizioni di Molfetta e altri non sono a termini di regolamento. Questo è un atteggiamento molto grave dell'arbitro che ha influito sulla partita, la società si deve far sentire. Tu che sei anche dirigente adesso, Cristian, ma servono i dossier, gli incontri con gli arbitri, un po' a tutti i livelli, perché poi la Serie A, la Serie B, la Lega Pro o i dilettanti funzionano nella stessa maniera. Ecco, una società deve protestare, deve farsi sentire, oppure sono episodi che poi a ruota capitano un po' a tutti? Allora, io sul fatto della compensazione, che a fine anno tutto si pareggia, non ci ho mai creduto, però non credo neanche ai dossier. Diciamo che questa è una mentalità tutta italiana, quella di aggrapparsi sempre all'arbitro, al campo, al pallone. Se io dovevo preparare scuse, dossier, meno alibi, mi dovrebbe durare 40 ore la giornata per prendere tutto quello che ti sembra ingiusto. Io penso che il lavoro ti porta sempre risultato. Credo soltanto al lavoro, non credo al. Che poi lavorano anche gli arbitri, poi sbagliano anche loro. Adesso, al di là del fatto di qualche. L'errore dell'arbitro poi pesa sempre di più, no? Viene diciamo anche sottolineato con maggior rigore. Diciamo che da dopo Calciopoli, paradossalmente, la classe arbitrale è peggiorata in maniera imbarazzante. Questo l'ho notato. Perché se prima si pensava che c'erano, parlo di Serie A naturalmente, degli arbitri che indirizzavano delle partite, però secondo me erano dei grandi arbitri. Poi se le indirizzavano meno non sta a me dirlo. Ora noti proprio dall'eccellenza alla Serie D, alla Lega Pro, noti veramente che secondo me sono proprio scarsi. Oh, chissà cosa ne pensano qua, poi non voglio aprire una discussione su questo tema degli arbitri, se no andiamo troppo per le lunghe. Voglio, prima di arrivare da Elvis, sul calciomercato, ma questo addio di Zavaglia e di Iorio è stato un toccasana, è stato l'ennesimo segnale poco chiaro? Come l'avete interpretato, Andrea, poi Luca? Ma intanto farei una considerazione, che vanno via
quando ormai i giochi sono stati fatti, perché comunque i movimenti ci sono stati e quindi alla fine potevano anche rimanere. Se poi il mercato dell'Arezzo più o meno finisce qui, non è che cambia molto. E quindi c'è da dire una cosa, che degli obiettivi che avevano, cioè quello di mandare via qualche giocatore che guadagnava troppo almeno e qualche giocatore che non giocava mai, il risultato è che praticamente di questi qui non è andato via nessuno e quindi la squadra più o meno è rimasta quella di prima, ma fra virgolette è peggiorata, perché quelli che sono arrivati, come abbiamo detto prima, hanno bisogno di tempo. Poi tecnicamente saranno anche bravi, però cioè, almeno 2 o 3 settimane, sempre che Pavanel faccia come ha fatto quando è arrivato, perché più o meno la squadra l'ha trovata anche atleticamente in una condizione non tanto idonea. E io credo che anche questi risultati vengano anche da quel problema lì, di non avere una preparazione alle spalle d'estate. Hanno dovuto affrettare un po' a livello atletico e poi qualche periodo di appannamento ci potrebbe essere. Voglio sentire Elvis su questo, un po' più di domande per te. Luca, faccio appello anche al tuo senso giornalistico per così dare un punto di vista su questo addio di Zavaglia e di Iorio, no? Che poi loro hanno spiegato ufficialmente, hanno fatto un passo indietro perché Matteoni li ha messi al corrente di una proposta di sponsorizzazione la cui condizio sine qua non era proprio che l'area tecnica venisse gestita da qualcun altro, da Nario Cardini, che ha citato prima Cristian Salvadori. Fatto sta che Matteoni si era affidato a loro due per gestire l'area tecnica e poi nel bel mezzo del mercato se ne è separato. Che tipo di riflessione possiamo fare a mente fredda? Ma io mi concentro soprattutto su Zavaglia, perché penso che Di Iorio sia un suo collaboratore, quindi che non siano scindibili le due figure. Cioè Zavaglia, che sappiamo dall'esperienza degli anni precedenti essere uomo che ha rapporti, aveva rapporti, penso ce l'abbia tuttora, con Ferretti, viene qui come persona che ha messo insieme un gruppo di imprenditori in una società che si chiama Neos, che prende l'Arezzo. Già prima ambiguità, cioè sei legato al presidente precedente, subentri con quelli che vengono al posto del presidente. Anche se ti dico a onore del vero, Zavaglia su questo mi ha detto personalmente che lui e Ferretti non hanno più rapporti da anni, almeno da 2 anni, e che anzi i rapporti sono rimasti, erano molto tesi per tutta una serie di motivi. Questo lo dico a titolo di cronaca, insomma. Diamola per buona, diciamo che ce l'aveva avuti allora fino a 2 anni fa. La Neos si sfalda come neve al sole, quindi la creatura che in qualche modo lui aveva contribuito a costruire non esiste più. Quindi non è più un uomo di Ferretti perché non ci parla più, non è più un uomo della Neos perché la Neos non esiste più, diventa l'uomo di fiducia di Matteoni, che è, tra virgolette, il truffato dalla Neos, cioè quello che era stato messo lì e che pensava che, di avere le spalle coperte, invece non ce l'aveva. Questa ambiguità non si è mai risolta, per cui alla fine il fatto che sia andato via è la cosa più logica del mondo, perché la sua figura era una figura totalmente ambigua in questa situazione. Quello che io non gli avrei fatto fare è non portare 4 Latinas Boys, come li chiamo io, che non servono assolutamente alla causa, aumentando il numero dei giocatori e, a quello che mi risulta, forse diminuendo di 4.000 euro al mese il monte stipendi, quindi lasciandolo di fatto invariato. Questo è una... cioè, a quel punto potevano anche finirlo il calciomercato, era restare gli ultimi 3 giorni del calciomercato che potrebbero essere delicati, e con Matteoni che dice lo faccio io il direttore sportivo, è logico che il mercato è finito, e chi lo fa? Credo quindi... ci sia stato anche un intervento dello staff in questo senso, soprattutto per le conferme di Muscat, di Cutolo, credo anche di Ferrario, no Elvis? Da questo punto di vista, invece che andare a cercare altri innesti, giocatori nuovi da amalgamare, magari con una condizione approssimativa, puntare su quelli che erano già dentro. Non so se è una ricostruzione fedele, ecco, cosa ci puoi dire su questo? Sì, però devo rispondere prima a Lanzi. Ad Andrea, sì. Tu puoi fare quello che vuoi. No, sulla condizione fisica, perché assolutamente. I ragazzi, è vero che all'inizio, quando con l'arrivo del mister, eravamo in una situazione veramente difficile, paradossalmente più difficile di adesso a livello fisico. Oggi la squadra sta benissimo a livello fisico, sta molto bene. È chiaro che arrivando giocatori che hanno giocato veramente poco, quasi mai,
ci troviamo nella situazione precedente, che dobbiamo fare in modo di far ritornare in fretta il prima possibile questi giocatori per alzare il livello di competizione e di competitività all'interno dell'allenamento, perché questa è stata la forza che ci ha portato a fare i punti. Quindi comunque 5 giocatori sono 5 giocatori che sicuramente saranno importanti, che ci serviranno, e noi abbiamo fiducia e gliel'abbiamo trasmessa, ma sono sempre giocatori che sono stati presi da un direttore sportivo che oggi non è, due direttori sportivi che oggi non ci sono e che si ritrovano dentro uno spogliatoio e si guardano, no? Chiaramente io ragiono da giocatore, si guardano intorno, certo. Dicono questi direttori ci hanno portato e siamo qua soli, magari lo spogliatoio pensa e dirà questi giocatori. Quindi qui nasce. Mazzarani è arrivato da svincolato, non giocava da giugno, Campagna è arrivato da svincolato. Ma infatti noi sappiamo che sicuramente ci serviranno, perché Mazzarani comunque è un giocatore che vince a Matera con Auteri, a Benevento fece comunque giocato Campagna, lo stesso a Catanzaro, Regolanti a Gubbio, giocatori che comunque sappiamo di ritrovarci. Semprini e Belvisi sono comunque ragazzi eccezionali che stanno facendo in questo momento, stanno cercando veramente di trovare la forma il prima possibile. È che il momento noi non possiamo aspettare, noi dobbiamo fare punti. Eh sì, anche perché di punti purtroppo all'Arezzo ne toglieranno anche degli altri, quindi cambieranno anche per questo gli obiettivi. Ai ragazzi noi non possiamo dire niente. Prima di farti vedere un servizio che ti riguarda, voglio chiederti se le cessioni di Rinaldi e di Corradi, o meglio le partenze, anche traumatiche da un certo punto di vista, sono dipese anche da questo nuovo assetto societario, Elvis? Era in quel periodo in cui non c'era fiducia forse tra il nuovo corso e lo spogliatoio? Ma no, il discorso è molto semplice. La risposta perché Matteoni ha mandato via Di Giorgio e Zavaglia? E questa è una risposta abbastanza chiara. È molto semplice, perché insomma si vede, il mercato si fa quando c'è condivisione, no? Quando c'è condivisione si fa un mercato, non che un allenatore si trovi 4-5 giocatori da un giorno all'altro, non ha senso. Dopo è normale che girano, cioè, è normale che dopo ti innervosisci, i rapporti si induriscono, non è giusto. Questo è assolutamente vero ed era anche intuibile, insomma, dall'esterno. Io lo posso dire, io sono allenatore in seconda e sono Arezzo è la mia città e mi appartiene, sto bene, io lo posso dire e devo difendere l'allenatore in questo caso. Cioè l'allenatore che si vede 5 giocatori che non ha saputo, l'ha saputo il giorno che arrivava. No, sono grandi difficoltà, ma su questo guarda, siamo tutti d'accordo, credo che stai sfondando tutte porte aperte. Dato il lavoro di Pavanel, ma anche dello staff, credo sia stato sempre messo nel giusto risalto. Voglio farti vedere questo servizio che ti riguarda, anche perché facciamo un po' di celebrazione, se no stasera non poteva non essere così. Sì, ma la celebrazione all'Arezzo, non a me. No, celebrazione anche un po' a Elvis, dai, che tu qua rappresenti comunque un nome, personaggio importante. No, ancora devo... E tanto ormai l'abbiamo fatto, Elvis, dai, vediamo. Nonostante sia trascorso un po' di tempo e il cambio di ruolo da calciatore ad allenatore sia ormai consolidato, Elvis Abruscato resta quello dei 44 gol in Amaranto e degli oltre 100 gol in carriera. Troppo vivido il ricordo delle sue prodezze dentro l'area di rigore per sbiadire a distanza di 15 anni. Un nome suggestivo, una parentesi di 2 stagioni e mezza infarcita di vittorie, atmosfere elettriche e partite che hanno fatto la storia dell'Arezzo. Scorrere le immagini con le giocate e le esultanze di Elvis richiama alla memoria un periodo intenso in cui le gioie sono state superiori ai tormenti, e per una tifoseria abituata a convivere con le sofferenze non è roba da poco. Sarà per questo, sarà anche per la signorilità di una separazione improvvisa nel gennaio del 2006, che la piazza visse con delusione ma senza rancori, che il legame tra Abruscato e i colori Amaranto è rimasto forte nel tempo. 2 estati fa il ritorno, senza le scarpette ai piedi ma con la tuta addosso, per allenare la Berretti. La promessa di giocare con il 4-1-5 anche per segnare una discontinuità con il passato da calciatore, non più movimenti e
contromovimenti, come chiedeva il mister, ma schemi e piccoli grandi segreti da insegnare ai ragazzi, perché il mister adesso si chiama Elvis Abruscato. E poi la prima squadra, il ruolo di vice allenatore, la parentesi Bellucci e l'arrivo di Pavanel, l'esordio in prima persona contro l'Arzachena e la prima vittoria contro la Giana Erminio, osservando segnare anche Moscardelli, che rispetto a Elvis ha un anno in più eppure gioca ancora. Ma questo è un dettaglio, la realtà è che Abruscato ha dovuto aiutare lo spogliatoio a gestire gli ultimi mesi a dir poco travagliati, prendendosi sulle spalle, insieme a Pavanel e al resto dello staff, tutte le tensioni e le contraddizioni di una società in cerca di stabilità. Un lavoro mica da ridere, che magari gli avrà fatto venire la nostalgia per un periodo in cui l'unica vera preoccupazione era fare i movimenti giusti e segnare un gol. Un po' di celebrazione ci stava, Elvis, dai, non credo di averti messo in imbarazzo, insomma, no. Dimmi solo se... ci mancherebbe. Adesso che sei tornato qua da un anno e mezzo, insomma, il feeling con la piazza è sempre lo stesso, lo senti sempre vivo come prima. Sì, anche se sto nel mio silenzio sul campo è sempre vivo. Vabbè, basterebbe poco per accendere... l'entusiasmo. Sì, basterebbe poco. È cambiato il ruolo, Luca, poi voglio sentire che Cristian da tifoso. Perché Elvis giustamente è un ragazzo che, e lo dimostra anche questa sera, non vuole prendersi meriti, ma la settimana della partita con la Giana non ha fatto soltanto l'allenatore in panchina conquistando la prima vittoria, ma ci sono state anche delle problematiche molto grosse quella settimana, di tipo pratico, diciamo, nella vita quotidiana dello spogliatoio, e Elvis ha alzato il telefono e ha chiamato qualche imprenditore di Arezzo per dirgli: qui dovete darci una mano perché la situazione è drammatica, proprio per cose pratiche, spicciole, che sono state in effetti risolte, e poi la squadra ha vinto la partita. Per quello io sostengo che l'errore madornale sia stato non partire da quella base, da quella squadra che aveva vinto con la Giana, con quello spirito che Elvis aveva così ben incarnato, e si è voluto invece modificare una situazione che per me ci avrebbe portato ai playoff anche con 10 punti di penalizzazione, ne sono convinto. Questa è l'annata dei rimpianti. Cristian, un parere anche da osservatore su Abruscato ad Arezzo. Che dire? Elvis, per la prima cosa, te lo trovi davanti, quando l'hai visto stasera, che dire? Come giocatore cosa ti viene in mente? Tutte le gioie che ci ha fatto provare domenicalmente in quella grandissima cavalcata? Durante la promozione o in B, quando giocava con Spinesi, quando giocava con Floro? Tutte e due, perché sono pagine importanti. Forse la prima, la vittoria del campionato, è stato quel qualcosa di meraviglioso. Io non ho un ricordo a Reggio Emilia, insomma, ci sono svariati ricordi di Elvis. Che dire, giocatore straordinario per capacità balistiche, per tecnica, per dedizione, per serietà. Quindi ho vissuto in prima persona, con un altro ruolo, i Bazzani, i Frick, quindi, però diciamo che possibilmente con Elvis, con Floro siamo andati anche, era impensabile andare a migliorare da Bazzani e Frick, invece siamo andati anche migliorando. Ora su questo, guarda, vorrei aprire una discussione, perché Bazzani, Frick, Abruscato, Floro, insomma, quali coppie siano migliori potremmo parlarne fino a dopodomani. Ci fermiamo per l'ultimo break e poi dovremmo avere anche il presidente Mattioni al telefono. A tra poco. Ultima parte di Block Notes, siamo all'appuntamento con il top player Amaranto offerto da Oleificio Toscano Morettini, che è lo sponsor di Block Notes. In palio c'è questa scarpa d'oro che Vincerelli è il giocatore che a fine stagione avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. La classifica per adesso, prima della partita di ieri, vede in testa Moscardelli con 235 punti. Staccato di soli 15 punti c'è De Feudis, che è secondo al terzo posto, a quota 180 Sabatino. Poi viene Varga, poi Foglia, D'Urzi, Muscat e tutti gli altri. Voglio chiedere anche ad Elvis stasera di fare il giurato. Dimmi un nome per la partita di ieri, Elvis. A chi daresti la tua preferenza come migliore in campo per quello che ha fatto ieri? Direi assolutamente Sabatino. No, Sabatino. Vedi, sì. Questo anche spirito giornalistico, Elvis, sei d'accordo con noi. Tu, Luca? Cutolo. Andrea Lanzi. Io voto per Varga. Varga, che ha avuto votazioni. Perché Varga è andato 5, è andato. Vabbè, i giornalisti, vabbè, ognuno la vede a modo suo. Secondo me ha fatto una bella partita. E molte volte si è trovato anche solo. Ma è bello delle pagelle. Varga, che Varga sempre sul pezzo. Varga, mai. Poi, fra l'altro, da quando è arrivato Pavanel si è trasformato.
anche Rinaldi era rinato quando c'era le prime partite, bene era una difesa imbarazzante, tempo 3 o 4 partite insomma ha messo le cose io a non posto. Ho detto Cutolo perché era normale, perché l'abbiamo visto, io sono d'accordo sia su Cutolo che Sabatino, però se un ragazzo come lui, come Varga, che tra l'altro cioè, si ritrova per l'ennesima volta con una difesa praticamente nuova, anche se ci aveva già giocato, però insomma Rinaldi era un bel punto di riferimento. Io ho detto Cutolo per sottolineare secondo me l'errore abbastanza grossolano di non portarlo a Pistoia, un giocatore che era ancora comunque in forza alla squadra. Ah, sì. Finché non è cedibile, ma finché non è ceduto gioca. Anche perché a Pistoia riportavi a caso il risultato, non è detto con Cutolo, però voglio dire, secondo me Cutolo. Anche perché in Diana aveva preparato la partita tutta su Cutolo. No, sicuramente è stata un'assenza. È una delle tante storture del mercato. Si torna al ragionamento che facevamo prima di Zavaglia, ma come fai a fare? Questi sono errori grossolani. Cioè, mettere fuori squadra un giocatore perché pensi che vada via e poi non va via, vai via te, la settimana dopo gioca titolare Cutolo, cioè è un paradosso. Gioca anche bene, tra l'altro. Lo trovo veramente assurdo quando vediamo appunto Dzeko, che a parte che fa pena, ma insomma gioca titolare anche se sa che deve andare via o forse deve andare via. Eh sì, però gioca, e a parte lì è completamente un altro contesto, un altro mondo, per carità, però è vero, è stata sicuramente una contraddizione che è stata messa in evidenza. Sono le stesse, però. Di Dzeko e Cutolo. Certo. Sì, no, beh, è chiaro. Più o meno. Il contesto di un giocatore, no, che poi guadagna quegli ingaggi, che lavora in un contesto completamente diverso, non è paragonabile alla C, però insomma, vai. Probabilmente hai anche più o meno per un fondo per una questione di bilancio. È chiaro che c'è. Assolutamente, un fondo di ragione. È un giocatore che guadagna tanto. Nella logica della squadra di quest'anno, per come doveva essere costruita, magari non lo dovevi nemmeno prendere. È un paradosso averlo preso, perché è un giocatore che è come Cellini, sono fuori squadra rispetto a quello che dovevi fare te. Fuori squadra nel senso del ragionamento. Però ora che ce l'hai, tanto lo stipendio glielo devi pagare. Non è che la settimana, siccome Pistoia hanno giocato, gli paghi una settimana a meno di stipendio. Glielo devi pagare lo stesso. Quindi, e tra l'altro si parla... mi sembra ci abbia anche un altro anno di contratto, sembrava sì, che venisse dato un prestito, quindi alla fine la differenza la fa tre mensilità, però credo che la società di calcio possa più o meno essere in difficoltà per tre mensilità di Nello Cutolo. No, visto che siamo, voglio far dire prima il migliore in campo a Cristian, che la partita non l'ha vista nella sua interezza, però avrai letto, avrai seguito la sintesi, insomma c'è qualcosa che ti ha colpito? Sì, dalla sintesi Cutolo. Metti Cutolo anche tu. Sì. Voglio farvi dire due cose su Ferrario prima di arrivare anche alla Bucinese, se non abbiamo il presidente Matteoni al telefono ancora, no, mi dicono dalla regia. Ma da Ferrario cosa dobbiamo aspettarci, Elvis? Perché forse è il caso più eclatante, no? Cioè un giocatore che al di là dei problemi fisici sembrava che anche mentalmente avesse ormai accettato l'idea di non fare più parte di questo progetto, poi per come sono andate le cose e con una serie di colpi di scena uno dietro l'altro, Ferrario resta. Ha detto Pavanel: voglio che questi tre mesi li faccia meglio di come ha fatto tutto questo anno in cui è arrivato ad Arezzo, in cui ha giocato poco. C'è la possibilità di vederlo veramente dare un contributo importante? Io non conosco il patto che ha fatto con Matteoni. Anche Matteoni ne ha parlato, sì. Io non lo so. Sapete che sono sincero, quindi non lo so. Quello che posso dire è che si è messo... a livello mentale, a livello fisico per dare il massimo contributo, non che prima non lo facesse, ma purtroppo per vicissitudini fisiche non è riuscito a dare quello che poteva dare. Era un giocatore che ci serviva, tra l'altro a Monza il mister lo voleva fare giocare e non giocò perché si fece male al polpaccio. Quindi è un giocatore che lì in quel ruolo è un giocatore rappresentativo, è un giocatore che può darci qualcosa a livello caratteriale, a livello di impostazione, a centimetri importanti, ha un'età ancora che può dare qualcosa, speriamo veramente che possa insomma stare bene fisicamente da qua alla fine. E noi adesso lo stiamo vedendo veramente in assetto, quindi contiamo assolutamente, non possiamo permetterci di perdere nessuno.
No, è chiaro, poi comunque Ferrari è un giocatore che nel curriculum ha anche la Serie A, voglio dire, quindi non è un giocatore, non è l'ultimo arrivato, è un giocatore esperto. Ah, ma poi c'è poco curriculum, perché noi gioca chi sta, cioè, gioca chi sta bene. No, no, chiaro, no, dicevo in senso generale, no, non è che adesso l'Arezzo fa affidamento su un giocatore inesperto o no, che no, comunque scopre ora la Serie C, è un giocatore fatto, che ha vissuto esperienze importanti anche ad alti livelli, quindi da quel punto di vista può essere una garanzia. Allora, dovremmo avere il presidente Marco Matteoni al telefono. Presidente, buonasera. Qua, buonasera a voi, buonasera a voi. Eccoci. E allora, ci dica un po'. Ma ditemi voleva... voi, perché io ho seguito la trasmissione, quindi mi trovo seduto lì all'angoletto degli imputati, ditemi. No, beh, abbiamo parlato di un po' di cose. Pensavo che volesse aggiungere o chiosare su qualche cosa che avevamo detto, e se no le faccio io qualche domanda. La considerazione che faccio è che è facile stare seduti nelle poltrone con i propri portafogli stretti bene in mano e commentare campagne acquisti o gestioni societarie o quant'altro. Forse se ritorniamo un mese fa il problema non c'era, perché eravamo tutti in Serie Z e si ripartiva da lì. Ora, con la mia mancanza di esperienza, di cui recito il mia colpa, specialmente al signore seduto vicino ad Elvis, il quale forse non si ricorda che io ho dei giornali e so benissimo distinguere tra giornalisti e giornalai, quello che voglio dire è che forse si dovrebbe ripensare a quello che è stato e che poteva essere, e che grazie all'intervento di questo, a Roma si dice stronzo, ma di questo, ecco, di questo matto ancora in piedi, insomma. No, presidente, non so se mi sente, spero di sì. Perfettamente, eccolo. No, beh, quella tra giornalisti e giornalai è un po' eccessiva. Tra l'altro, ora io non voglio fare le lodi di Luca, che è ospite qua, se no sembra piaggeria, ma insomma, poi non è così. Non mi riferisco a nessuno dei presenti. Quello che voglio dire, ecco, ribadisco la mia totale inesperienza, però insomma sto salvando la baracca, ecco, questo mi va riconosciuto, ecco. Cosa che tra l'altro Luca però le aveva anche riconosciuto a sua volta. Non so se vuoi intervenire, Luca, e precisare o chiarire o rispondere al Presidente. Ma guardi, Presidente, mi dispiace, devo dire, mi trovo anche un po' in imbarazzo, perché io non ho in realtà nessuna volontà di polemica, né dubito del fatto che lei conosca la differenza fra giornalisti e giornalai. La conosco anch'io, conosco anche la differenza fra Presidenti e parolai. Quindi ognuno conosce la sua, la differenza. Io ho detto soltanto che lei è una persona che è venuto qui, ha messo la faccia e buona volontà nella seconda parte. Nella prima parte era venuto con un altro ruolo e aveva fatto, diciamo, più avanti spettacolo. Adesso è il momento nel quale la sua figura può essere importante per mantenere in piedi il calcio ad Arezzo, io glielo riconosco, e se alla fine del campionato, alla fine della stagione, quest'opera sarà riuscita, lei quando fa il Vaffa Day, il primo lo mandi a me, che io non mi offendo, stia tranquillo, perché le darò atto di quello che ha fatto. Le dico però che secondo me sul piano dialettico lei ha fatto uno scivolone dietro l'altro, compreso stasera, e sul piano pratico ancora ha da fare quello che normalmente un presidente deve fare. Nel momento in cui lo farà io sarò il primo che gliene darò atto, perché non ho nessun motivo di rancore, di antipatia nei suoi confronti. È un uomo anche, come dire, vivace, divertente, non ci fa annoiare, quindi sinceramente, ripeto, da parte mia non c'è certo malanimo, spero neanche da parte sua, quindi alla fine se la barca arriverà in porto lei mi faccia un Vaffa Day e io le sorriderò tranquillamente. Sì, ma lei mi deve spiegare come oggi noi stiamo parlando ed è il 29 di gennaio, io sarò anche uno di avanti spettacolo, ma se stiamo parlando che l'Arezzo ancora gioca, forse è perché io ci ho messo i soldi o no? No, io non ho, su questo io non le ho fatto nessuna contestazione. Io le ho detto che siccome la scadenza precedente lei ha fatto un comunicato stampa per dire che gli stipendi erano stati pagati, mi consenta di avere un minimo di perplessità fin quando le cose non vengono concretizzate. Non credo sia una cosa sbagliata.
Sì, credo sia una cosa del tutto legittima. Ma perché poi gli stipendi non sono stati pagati? Lo so, lei ha detto ieri, le scadenze del 16 febbraio saranno rispettate, non ha detto sono già state rispettate, quindi questa è una questione che lo sa lei se sono state pagate o no, e i calciatori e i dipendenti che devono riscuotere gli stipendi. È vero che ha trovato situazioni problematiche, i dipendenti trasferiti da una società all'altra, ci sono cose da manicomio, e io su questo le do ragione che lei trova una situazione da manicomio, e le do atto anche che sta cercando di risolvere le questioni anche pregresse, questo lo dico anche con cognizione di causa, quindi io le riconosco tutte le cose che le devo riconoscere, le dico soltanto però che se io devo esprimere una mia opinione, essendo io un giornalista, questo devo fare, dove tengo il portafoglio è un problema mio, io qui devo fare il giornalista, non devo fare il presidente, quindi dovendo fare il giornalista esprimo una mia valutazione e la inviterei a rispettarla, perché credo che sia rispettabile, non credo di aver offeso nessuno. La sua posizione, io sto solo dicendo che dall'alto della mia inesperienza sto tenendo in piedi la baracca, dopodiché sono non dico non aggiungo nessun'altra considerazione. No, Presidente, poi lei fa l'editore, sa che, voglio dire, un pizzico di polemica fa anche parte del gioco, soprattutto quando si ricoprono, no, incarichi così importanti che le espongono comunque anche a una passione popolare che i giornalisti raccolgono e devono interpretare. Ecco, questo le posso garantire, che non c'è prevenzione nei suoi confronti, anzi. Però arrivare a dire che il ridicolo della situazione, una settimana gioca un giocatore, la settimana dopo non gioca perché è stato deciso di tenerlo fuori rosa, e poi la settimana dopo gioca ancora, non è una questione ridicola, è che è stato gestito male il mercato, io me ne assumo le mie colpe a nome di tutti, però ho cercato di salvare il salvabile. No, ma questo, guarda, su questo, Presidente, non vorrei che lei pensasse che se uno fa una considerazione sulla gestione del mercato o del caso Cutolo se la prende con lei, è evidente che non è lei il responsabile dell'area tecnica, il responsabile erano altri, sì, e oltretutto lei li ha anche cacciati, quindi secondo me ha fatto bene, perché gli errori l'hanno fatti loro. Per cui io divento Presidente di una cosa, perché qui in Italia facciamo sempre lo scaricabarile, le colpe di Zavaglia e di Iorio, come le colpe di chi sarà successivamente, sono colpe mie, perché io mi prendo la responsabilità, perché chi guida la barca sono io. Io non do le colpe né a Zavaglia né a Diorio, ma me le prendo io, in prima persona, perché io probabilmente ho sbagliato a scegliere le persone. Quindi mi dispiace se è stato male interpretato, però la colpa non è né di Zavaglia né di Diorio, ma la colpa è mia, che ho scelto persone sbagliate, e di questo ne chiedo scusa agli arettini, alla squadra e a chi le allena, perché è colpa mia, ma non è che io mi nascondo dietro un dito. No, ma da questo punto di vista le devo riconoscere anche una onestà intellettuale anche troppo larga, Presidente, che poi è vero che il vertice della piramide risponde di tutte le scelte, però poi c'è anche una competenza specifica che lei non può avere, no, per quanto riguarda il mercato, che avevano Zavaglia e Di Iorio. Nel momento in cui mi rendo conto che questa competenza specifica sta facendo acqua, io sono stato costretto a intervenire, è ovvio, è naturale e a difesa della squadra. Poi tutti gli altri aspetti, come ho detto ieri in conferenza stampa e ripeto oggi, ne riparliamo tra 15 partite, perché la squadra deve stare serena e pensare a giocare serenamente. È giusta la trasmissione di oggi, infatti Andrea ti ringrazio, perché è meglio concentrarsi su di me che piuttosto concentrarsi sulla squadra. Questo che a me preme. Io oggi devo difendere la squadra per 15 partite. Ma questo no, lo abbiamo capito, anche se poi stasera è stata un'analisi, mi sembra, molto, molto soft, anzi riconoscendo alla squadra di aver perso due partite senza meritarlo, cosa che hanno visto tutti e che anche Elvis Abbruscato ha spiegato nei dettagli. La faccio chiudere, Presidente, perché abbiamo la pubblicità, abbiamo proprio la fine della trasmissione che incombe, con un saluto a Elvis, magari così stemperiamo i toni, anche perché sono stati un po' troppo agitati rispetto a quello che abbiamo detto. Saluto Elvis, saluto te Andrea, sono stato esagerato perché credo in questa avventura, ok? E queste sono parole rassicuranti, Presidente.
Un abbraccio, un saluto a tutti. Grazie, in bocca al lupo, buonasera e buon lavoro al presidente Marco Matteoni. Io mi scuso con Cristian Salvadori perché dovevamo parlare anche di Bucinese e di un progetto importante che riguardava anche le strutture, non abbiamo più tempo, ma insomma tornerò. Gli imprevisti, tornerai, bravo, hai dato la risposta giusta. E Luca se l'è cavata alla grande, insomma credo che poi sia stato un confronto, forse, ma presidente... No, perché io più sulla forma che sulla sostanza, direi. Ho un pregresso di nemico di presidenti oramai che fa fede la mia storia. Ho criticato anche presidenti che forse siamo in due comunque, ma in questo caso, ma in questo caso io giù anche lui è Cutolo, ma io figurati se me la prendo con lui se Cutolo ha giocato o non ha giocato. E trovo, lasciate stare la squadra, la difendo io, ma da chi? La squadra ieri ha preso gli applausi del pubblico, l'ha presi a Pistoia perché se li merita. Ripeto, con la Giana hanno fatto una partita commovente. Quindi a me sembra che il clima sia molto più sereno di quello che si vuol far sembrare. E da parte mia assolutamente non c'è malanimo. E ripeto, e lo ribadisco per 10 secondi, do atto a Matteoni, siccome sono uno di quelli che ha una pendenza con l'Arezzo, tanto per essere chiari, che lui sta cercando di risolverla. Certo. Quindi tanto di cappello al suo impegno, però... Quando parla, secondo me, ogni tanto prende una buccia di banana. Non per fare il cerchio bottista, però è chiaro, magari l'inesperienza, no, in qualche caso può essere anche portare dei consigli sbagliati. Se alla fine del campionato l'Arezzo si salva sul campo e si ristruttura sul piano societario, il prossimo anno fa un a me mi può dare del giornale tutta la vita che mi va bene. Quindi facciamo questo accordo. E... Anche perché ci siamo abituati ormai a prendere giornalisti e giornalai. Grazie Luca per essere stato qua stasera. Grazie ad Andrea Lanzi. Non abbiamo potuto parlare neanche di Giostra. Volevo salutare, lo faccio brevemente, anche la famiglia Morelli per la scomparsa di Ugo, che è stato un grande personaggio per Porta Crucifera e per il mondo della giostra in generale, figlio di Tonino che comunque ha lavorato anche per l'Arezzo e quindi era anche un nostro collega. Grazie, grande uomo di giostra. Grazie Elvis Abbruscato, avrei voluto chiederti qualcos'altro, ma insomma hai visto com'è andata, in bocca al lupo, buon lavoro sia a te che a Mr. Pavanel, a tutto lo staff e grazie anche a tutti i telespettatori di Teletruria, appuntamento tra 7 giorni con Block Notice. Buonanotte.